Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo tip del blog della Mela. Quest'oggi volevo farvi vedere rapidamente come masterizzare un CD audio direttamente da iTunes. Allora, basterà andare ad aprire iTunes. Una volta che avete aperto iTunes, vi create una playlist musicale, perciò basterà cliccare una nuova playlist, facciamo CD audio. Andiamo a trascinare, che ne so, andiamo un po' a caso, vediamo 1, 2, 3, 4, 5 canzoni, le trasciniamo all'interno della playlist CD audio, andiamo a selezionare l'ordine di riproduzione, perciò qua starà a voi a spostare e guardare l'ordine della riproduzione, e basterà dopo cliccare con il tasto destro del mouse e apparirà un menu a tendina dove ci sarà appunto scritto masterizza, come potete vedere qua, masterizza playlist su disco. Una volta avete fatto questo, cliccate, vi chiederà appunto di inserire un CD vuoto da masterizzare che riesca a contenere questi file. Per vedere naturalmente le dimensioni, guardate qua in basso a destra, in questo caso appunto sono 6 brani da 32,8 MB, e dopodiché andate a masterizzare. Vi ricordo comunque che c'è la possibilità in iTunes di masterizzare non solo CD audio, ma anche masterizzare CD dati MP3. Per vedere appunto quali sono le impostazioni di masterizzazione, basterà fare su iTunes preferenze, alla voce, vediamo un attimino se mi ricordo dove era, adesso nelle avanzate, neanche so. Dispositivi, censura, se non mi ricordo più, no, non è nelle preferenze, è nelle avanzate, e vediamo un po', No, niente, è stato tolto, mi sa che appunto se non avendo il MacBook Air non riesco a masterizzare un disco, ma sicuramente quando sarà il momento di masterizzare la playlist sul disco mi verrà chiesto in che formato masterizzare, voi decidete CD